cose qua e le mettiamo e ci seguono e che ci seguono. Figli di casino, io non so se voterò con il Movimento 5 Stelle, non lo so, perché mi dà fiducia a me Casini, mi dà fiducia sulla famiglia. Peccato che si è ritirato Moggi, se no io lo votavo. Questo è un paese assurdo. E allora quando mi dicono, ci dicono, voi siete solo quelli che protestano, non facciamo proposte, noi non facciamo proposte. No, perché gli altri cosa fanno? Noi, secondo noi, secondo voi abbiamo votato perché è un programma in Italia, mai abbiamo votato un programma. Votiamo delle facce all'ultimo momento, rassicuranti. Qui non ce ne sono facce rassicuranti, sono uno vale uno, guardate le facce, a parte qualcuno di terribile, ma però, e allora voglio dire, qui siamo in un'altra cosa, sta succedendo qualche cosa di diverso, qui dentro, e allora metteremo dei cittadini dentro il Parlamento, è di questo che hanno paura, mettere dei cittadini normali dentro il Parlamento. Io voglio vedere seduta in Parlamento una, io ho votato, per esempio online ho votato la mia circoscrizione, la Liguria, ho guardato i 25 candidati, meraviglioso, ho visto il curriculum, ho visto i filmati che mettevano, ci ho pensato un po', poi ho dato tre preferenze, una professoressa, madre di tre figli, un ragazzo di 22 anni disoccupato e un ingegnere. Ma io sogno da una vita di vedere in Parlamento una mamma di tre figli che parla di economia, perché lei sa che cos'è l'economia. E si parla del rivedere. Ma si può pensare a un redditometro adesso? Si può pensare a un redditometro che siamo in crisi? Siamo in crisi, devi dimostrare come spendi i soldi. Se tuo zio ti ha dato 500 euro, li devi tenere nascosti, hai paura. E infatti, solo dirlo, i consumi sono andati giù. Abbiamo depresso ancora di più i consumi, il PIL ha perso lo 0,5%, solo a dirlo, sono malati di me. Non puoi fare una roba così. E adesso nessuno è il padre di questa roba. E io voglio rovesciare sull'eridometro l'onere della prova. Non sono io che devo dimostrare come spendo i soldi miei, sono loro che devono dimostrare come spendono i nostri soldi. E questo è populista, mi dispiace, c'è Canale 5, è populista, al mio 3 populista, va bene, 1, 2, 3, populista! Così, Rete 3 è a posto. Allora, ma vi sembra che noi non contiamo più niente? Stanno sciogliendosi, stanno disintegrandosi, non c'è nessuno che viene nelle piazze, non c'è nessuno che viene nelle piazze e portano gente, pazzesco, Monti, padre Merlin dell'esorcista, padre Monti, lo troveremo sotto un lampione morto di overdose di economia. Bene, è andato a iniziare la campagna a Bergamo, ha preso il treno a Roma, la Freccia Rossa, con 17 guardie del corpo, 17, che costano 116 euro a biglietto. Cominciamo così, avete visto tutti i manifesti, questa è la cosa più vergognosa che ho visto, i manifesti enormi, 6x3, il PD con Gargamella grigio, questi colori da fettina impanata messa nel microonde, non ci crede neanche più lui, e costano soldi questi manifesti, sono già fissi questi manifesti, li paghiamo noi questi manifesti, ma state attenti, li paghiamo con i rimborsi elettorali, però loro i rimborsi elettorali li devono ancora prendere, vuol dire che le banche gli prestano i soldi in attesa dei rimborsi elettorali, a te non ti prestano una lira, puoi anche morire, allora sì, basta. Allora, il nostro programma è semplice, semplicissimo. Primo, devono andare via tutti. Questa è demagogia. No, questa. E allora è questo. Via tutti, ma prima di andare via, gli facciamo noi un piccolo redditometro. Gli facciamo il politometro. Gli facciamo una piccola verifica fiscale. Perché no? Abbiamo già i software, se la finanza li accetta, sono tutti ingegneri questi qua. Abbiamo già il software, basta inserire dei dati e verificarli.
vediamo il patrimonio del politico prima di entrare in politica, il patrimonio dopo, e quello che, se quello che ha guadagnato, aspetta, se quello che ha guadagnato non è congruo, non è congruo, e allora qualche magistrato ci aiuterà a recuperare i soldi, come abbiamo fatto a Parma, combinazione a Parma, abbiamo distrutto e rotto un meccanismo di truffa sui rifiuti, sull'acqua, sulla gestione delle queste multi utility che gestiscono SPA con i comuni, una cosa vergognosa. I multi utility sono dove i comuni sono azionisti e sono anche clienti, ma la Consob non ha niente da dire, la Consob, in questo conflitto di interessi. È chiaro che se perdono il 30% in borsa aumentano del 30% le bollette, ma è possibile? E sono miliardi di euro. Allora, a Parma è successo, siamo entrati come Giuda, sono entrati Pizzarotti, abbiamo la Giuda, il Movimento 5 Stelle, quasi un miliardo di debito, e allora ci siamo fatti parte civile, abbiamo denunciato il sindaco di prima e finalmente